Dopo questa vittoria, il mister Calamosca ha detto, a detta sua, che vi offrirà la pizza a tutti quanti. Va bene, va bene, va bene. Conta chi ha più voglia e chi ha più fame. Occhio con le palle in mezzo. Bene, ma non benissimo. Allora ragazzi, proverò a essere bravo come Sam, ma non sono abituato, quindi... Ti sei tagliato i capelli? Sì, come sto? Sto meglio? Buonasera ragazzi, ci siamo . Allora, vi devo dare innanzitutto una comunicazione non bellissima, perché non so se lo sapete, ma Sam purtroppo si è infortunato ieri. Quindi ha avuto un grave infortunio e quindi in questo momento è in ospedale. Ci faranno sapere nelle prossime ore come andrà l'operazione. Ha avuto una caviglia girata, molto girata, quindi purtroppo sarà fuori per un po'. Non sarà con noi per un po' di tempo. Noi mister abbiamo visto qualche cosa che adesso vi diremo relativamente alla partita di sabato. Avete fatto una buona partita, però ci sono due o tre cose da guardare. Allora, partiamo da quello che è stato secondo me il punto fondamentale che ci ha fatto un po' soffrire: l'aspetto fisico e atletico. Aspetto fisico vuol dire presenza col proprio corpo in campo in entrambe le fasi, offensiva e difensiva. Dobbiamo utilizzare questo corpo per metterci in una condizione di vantaggio. Noi vi diamo degli strumenti che potete utilizzare per giocare meglio, quindi sarai tu a scegliere se magari nascondere la palla e fare lo strappo, che è quello che abbiamo fatto all'inizio, oppure difendere la palla col braccio. Ok, se lui chiaramente poi ti spinge, sarà fallo. Qualcosa che magari avreste voluto fare, qualcosa, qualche dubbio? Dimmi. Che, allora, i primi tempi siamo stati bravi, abbiamo dominato. Poi però l'ultimo tempo non abbiamo usato bene il fiato, infatti eravamo stanchi. Bravo. E abbiamo preso gol. Diremo a Sam, lo terremo aggiornato su quello che faremo, chiaramente, perché lui ci seguirà da casa e parlerà con noi mister, chiaramente, per impostare il lavoro settimanale e poi andare a affrontare la partita. Vuoi dire qualcosa a Sam? Guarisci presto, che ci manchi. Ci manchi. E abbiamo bisogno di te. Buona guarigione, mister. Vinceremo questa partita per te. Mangeremo riso col pollo a posto tuo. Dedica Sam. Guarisci presto. Questo sì che è un commento da voi. Mister, ci vuole il terzo. Ok ragazzi, ci siamo, ok? Partita molto molto importante oggi, perché giochiamo contro una squadra sicuramente valida, come lo siamo anche noi, e sapete chi è il mister dell'altra squadra, quindi non sto neanche a dirvelo, so che ci tenete particolarmente, quindi sarà molto importante approcciare nella maniera corretta, ok? Non dobbiamo per forza vincere, non dobbiamo per forza perdere, dobbiamo divertirci e giocare facendo le cose che proviamo in allenamento, ok? Oggi tra l'altro abbiamo la fortuna e l'onore di avere dei 2012 nuovi che sono venuti a darci una mano, che sono Vittorio, Giuseppe e Pietro, ok? Che ci daranno una mano oggi. Sono stati convocati anche perché è successo un qualcosa di non molto piacevole in allenamento, ossia assenza generale, perché di 14 che siamo non possiamo fare allenamento in 6, e non c'è stata la comunicazione da parte di molti di voi. È anche una partita ancora più importante perché dobbiamo dare omaggio, fare omaggio al nostro mister Sam, che purtroppo ha avuto questo brutto infortunio, per cui mi raccomando, diamoci veramente da fare. La squadra è la squadra di Tommy, quindi lui ci terrà a fare bene, voi ci tenete a fare bene. Io vi dico, già conoscendo un po' Tommy, sarà una squadra che prova a giocare, perché voi siete una squadra di ex di Tommy e giocata a calcio, ok? Quindi proveranno a giocare. Cerchiamo anche noi di metterli in condizione di vedere che sappiamo giocare la palla e anche loro andare in difficoltà. Però concentrati su di noi, non voglio vedere nessuna, e qua mi guardo tutti quanti, soprattutto i nuovi che io non li conosco, quindi a maggior ragione, che fa una minima polemica. C'è un avversario che mi dice qualcosa? Non credo ci sarà. Ci sarà posto. A zero vado avanti, ok? Mi raccomando, perché sarà una partita che se stiamo lì potrebbe diventare competitiva, ma come giusto che sia, questo è lo sport, cioè non è che dobbiamo andare in punta di fioretto, cioè dobbiamo essere decisi in quello che facciamo, però ci tengo molto al rispetto, al fair play, ok? Va bene? Dai ragazzi, forza, dai! Tiago, la fascia è la tua. Ok, mi raccomando, fatti sentire in campo, so che lo sai fare, ok? Dai, Vai. Fate, ne ho fatto un po' di più. Allora. Vabbè, pari mio, palla. Palla. Vai. Ok, dai 5, dai. Allora.
Bravo, dai. Bravo Marci. Raga, testi, dai, concentrati. Torna Sofi, torna Sofi. Copertura, brava. Gioca, gioca, gioca. Io sposterei Peter al centrocampo. Tanto torna dietro. E poi diamo un po' più di fisicità lì in mezzo. Guardati, è questo, devi guardarti. Marcalo dall'interno, 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 brava! Bene. Ok. Bravo! Bravo, vai, vai! Bravo! Non ce ne va, Manu! Seguro, seguro, Manu! Bravo! Gioca, gioca, gioca! Aspetta! Calma, Manu! Vai, bravo! Stai stretto! Sul primo controllo! Bravo, Chia! Bravo, Marci! Peter, stai camminando, Stai camminando! Vai Pit, vai Pit, vai Pit, vai Pit! Vai, Pit, vai, vai ora! Vai, 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 vai! Buono, bravo Peter! Buono, buono, buono! Scappa Sofi, scappa! Torna, 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 Giuse! Vai Sofi, vai Sofi, vai Sofi! Gol! Vai gol! Giuse! Dai una mano tu! Quelli che entrano devono entrare con un certo atteggiamento, cioè, no, loro sono bravi. Quindi il fatto di essere stati a sedere deve essere una motivazione in più, Tira Peter! Vai, vai Peter! Peter, bravo, dai! Se fa gol entriamo in campo. Stavo guardando i coppiati di dietro. Sì, tira! No, ma perché tira Peter? No. No! Bravo Giuse! Bravo Giuse! Bravo Giuse! Finita! Ok, vi dico due cose al volo, poi partiamo così vi riscaldate un attimo. Stiamo andando bene, non siete andati male, cioè i movimenti mi piacciono, cerchiamo di giocar palla, ok? Quindi adesso i centrocampisti che giocano, cerchiamo di andare un incontro, l'altro da una soluzione diversa. Poi se siamo in difficoltà e vediamo che il gioco vicino non c'è, possiamo giocare una palla lunga, ok? Diego sei punta centrale, Peter rimani esterno da un lato, dall'altro lato viene giù Vitto e sale Paolo. A centrocampo viene giù Giuseppe 2, quindi due Giuseppe. In difesa rimaniamo per il momento così. Pepe giochi davanti al centrocampo, ok? Gli esterni sono quelli che ho detto. Pepe proviamo così. Poi nel caso ti cambi con Paolo, ok? Quindi Amin gioca un po' più arretrato, tu sei un po' più offensivo. Però tanta quantità oltre che qualità, quindi correre, ok? Sì. Va bene, dai, 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 forte, dai. Dai, raga! No, 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 è angolo, batti l'angolo, dai. Oh, basta dirlo se è angolo, però, enjoy, se l'avete toccata. Vai, vai, dai, Diego! Diego! Vedi Peter qua, Peter, qua. Lui ha sbagliato perché ha aspettato che gli arrivasse la palla. Invece devi già intuire che ti giocherà quella palla lì. Se no è fermo dopo e non ci arriva più. Vai!
Mamma mia. Vai, vai Paolo, vai, vai, vai. Ragiona, eh. Scegli bene, scegli bene. Bravo Paolo, bravo. Bravo Paolo, bravo. Bravo Diego, ancora lì, vai, vai. Corpo, corpo, corpo. È lì, è... Fai battere Diego, che l'ha guadagnata lui. Diego, batti te. Bravo, bella. Mamma mia, bravo Diego, bravissimo. Adesso proviamo a fare così, ci mettiamo sempre a tre dietro, tre a centrocampo, quindi uno centrale e due laterali, e giochiamo con due punte centrali, ok? Cerchiamo di fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo, siamo andati via due o tre volte con degli scambi veloci nello stretto, ok? Amin, bisogna fare di più, eh? Hai fatto un allenamento su tre, e si vede, perché si vede ragazzi chi si allena non bene o non si allena, si vede. Le palle che arrivano, le seconde palle, le palle che vi sono arrivate coi lanci, devo leggerle prima. Se parto quando è già partito il lancio è troppo tardi. Cerco di partire prima. Ci siamo? Sì. Dai, forza, dai. Brava Sofì, molto bene. Brava Sofì, brava. Bravo Tiago! Diamo la chiora! Dai, sì. Bene. Vai. Peter! Peter! Dentro! Peter! Tardi! Tardi, Giuse, c'avevi Peter! Peter, bisogna che attivi la testa, eh! Peter, bisogna che attivi la testa! Gioco, eh! Gioco! Cerco i giocatori liberi! Copertura. Ah ok, bene, bene, perfetto. Scaldaci un attimo, fai un attimo una corsetta giusto. Vai, Pete, vai! Sì! Grande Peter! Bravo Peter! Per Samuel, per Samuel! Attaccato Sofì! Vai Sofì! Vai Sofì, non ti allontanare! Ah, bravo, bravo! Sofì, bravi, bravi. So, attaccata, hai visto cosa succede? Attaccata! Vai, non riesce. Dai, dai, va bene, ci sta. Wow! Bravi, bravi, dai, stai lì! Raga fuori! Vai, 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 vai! Bravo Giuseppe, bravo Giuseppe, bravo Giuseppe. Sì, sì, questo c'è. Usa le braccia anche tu, usa le braccia anche tu. Pietro, usale anche tu, senza fare male, usi le braccia. Abbiamo perso tre tempi, ma non vuol dire che dobbiamo lasciare tutto i remi in barca, eh? Allora, quello che vi chiedo io è di giocare l'ultimo tempo non come i primi tre, cioè proviamo a giocare di più la palla. Oh, 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 giocate, tranquilli. Tranquilli, ti hai fatto bene. Sali. Grande Gigi. Grande Gigi. Sali. Dai ragazzi. Dai,
Bravo. Calma, Andre. Vai, Diego, calcio! 10. Dammi, dammi, dammi! Dai, 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 dai! Calma, Matteo! Ragazzi, purtroppo finisce qui questa giornata di campionato. Non siamo riusciti nell'obiettivo di fare bene e di fare qualche punto, anche se non c'è classifica, però sicuramente questo è una conseguenza anche di come ci siamo allenati e sicuramente anche dei valori espressi dalla squadra avversaria, perché è una squadra veramente valida, allenata da un ottimo mister che ho avuto anche la fortuna di conoscere come allenatore l'anno scorso, tanto da chiamarlo al camp estivo dove abbiamo fatto tecnica, parte atletica e tanto altro. Anche Sam lo conosce molto bene perché rappresenta anche lui al camp estivo, pertanto io ci terrei anche ad avere un tuo parere, Tommy, su quello che è stata la partita oggi. Oggi è stata una bella partita da parte di tutte e due le squadre e sicuramente, come dicevi, oggi Joy un po' più in difficoltà rispetto magari a noi. Io dal mio canto sono contento del gioco che abbiamo espresso, a prescindere dal risultato che ci ha visto vincitori, ma a prescindere da quello sono contento di come abbiamo giocato. Anche voi comunque sono viste delle belle cose, siamo all'inizio, le hai appena presi e avrai modo di farli crescere sempre di più sicuramente. Per noi, Tommy, il tuo parere è molto importante perché, come sapete, Tommy è l'ex mister dell'Enjoy e quindi ha messo le basi su cui noi stiamo lavorando, quindi innanzitutto ti ringrazio del lavoro fatto e sicuramente avremo modo di lavorare su un po' di cose che non sono andate benissimo questa partita. Tommy, io ti auguro il meglio per la tua squadra. Grazie. Fateci sapere nei commenti se avete suggerimenti, se avete visto qualcosa che noi non abbiamo visto, perché sicuramente ognuno ha la sua visione, soprattutto nel calcio dove ognuno chiaramente è libero di dire la sua. Facciamo un grosso in bocca al lupo a Sam che aspettiamo qui quanto prima sui campi come allenatore, come giocatore, come porta borracce, sì, Sam, devi portare le borracce! E niente, come sapete ragazzi, fateci sapere quello che pensate e ci vediamo alla prossima puntata. Let's go!